Come tutti gli anni, anche il 2020 ha i suoi tre segni favoriti, che sono Toro, Capricorno e Pesci. Inizio dall'Ariete, dal primo segno dello zodiaco. I nativi del segno cercheranno di riprendersi e non mancheranno proposte in qualsiasi settore, sia lavorativo che affettivo. Non dovete perdere di vista i vostri obiettivi perché avrete conferme e grandi cambiamenti. L'autunno potrebbe rivelarsi impegnativo, vari motivi vi porteranno a vivere degli scontri. Da dicembre Saturno e Giove entreranno nel segno dell'acquario, portandovi leggerezza. Cercate di essere tolleranti perché Giove, Saturno e Plutone, essendo nel Capricorno, consigliano più tolleranza ed elasticità. In caso di difficoltà troverete sempre chi vi aiuterà. Con l'ingresso prima di Saturno in acquario, in primavera e dall'inizio dell'estate, e poi l'ingresso di Giove in autunno, sempre in acquario, avrete il cambiamento a cui aspirate. Ricordatevi che Marte, il vostro pianeta dominante, da fine giugno è nel suo dominio e questo vi farà fare una grande entrata di energia, forza fisica e risulterà essere la vostra ancora. Per i mesi di agosto, ottobre e novembre dovrete essere meno cocciuti. Nel lavoro dovrete mettere tanto impegno, ancora tre pianeti saranno dissonanti, come ho già detto, Giove, Saturno e Plutone. Ma non scoraggiatevi perché, superata la fase iniziale, sarà favorevole la pausa di metà anno che vi concederà Saturno con l'ingresso in acquario e questo vi farà bene. State in guardia da scelte impulsive ed evitate la cautela. Per evitare ogni problema in autunno non dovete perdere la fiducia perché fin da dicembre le prospettive cambieranno e complici saranno Giove e Saturno. Evitate le spese i primi mesi dell'anno. Dicembre con Giove alleato non farà solo nel 2020 un anno di soddisfazioni economiche, ma anche il prossimo. Io vi consiglio di essere prudenti nelle spese e nel prendere decisioni affrettate. Questo in ogni campo. Considerate che Marte si soffermerà a lungo nel segno, essendo il vostro pianeta, e sarà una notevole ventata di energia, forza fisica e mentale. Vi aiuterà ad affrontare qualsiasi difficoltà. In autunno dovrete mantenere la calma e dovrete evitare decisioni impulsive. Questo per scongiurare eventuali errori. Passiamo al secondo segno, il Toro.